che l'obiettivo non era quello di vincere la partita, ma era quello intanto di non ricevere degli infortuni perché abbiamo avuto qualche piccolo problema, niente di serio però, che hanno costretto dei ragazzi a non partecipare alla gara. Quindi l'importante era quella di non subire degli interventi gravi e soprattutto dei traumi, quindi questa è la cosa più importante. Poi, sinceramente, soprattutto nel primo tempo, la squadra ha cercato di fare un calcio molto veloce, di trovare anche le giuste misure, di avere un certo tipo di propositività. Mi sono divertito, chiaramente l'avversario sicuramente non è un avversario all'altezza, ma in questo momento non possiamo pretendere dopo 3 giorni di trovare degli avversari molto forti. Già la prossima è una partita contro una serie di slovena, quindi il test sarà molto probante. Però in questo momento, ripeto, la cosa più importante è continuare nel lavoro, continuare senza avere dei traumi, degli infortuni. C'è un L'infortunio di Ingegneri, che è stato il suo sponsor a Palermo, le fa male. Allora, Giardina lei si chiama, sì, tu. Non è che io sia lo sponsor di Andrea Ingegneri, ho capito la domanda, però volevo anche spiegare una cosa. Andrea Ingegneri è un giocatore molto forte, abbiamo avuto la fortuna di prenderlo rispetto a delle squadre votate come il Parma, come Venezia, e mi limito a queste. Abbiamo avuto la fortuna di avere un giocatore e un uomo con la U maiuscola, perché è un ragazzo veramente di una qualità morale, è un guerriero, quindi l'infortunio ieri in diretta mi ha veramente sconvolto, come tutta la squadra, perché è stato un infortunio veramente traumatico, brutto. Si è sentito anche subito la gravità in campo, di questo ne sono dispiaciuto, però tornerà più forte di prima, ne sono sicuro. Serve ancora di più il mercato in quel ruolo da questo punto di vista. Ma guardate, noi abbiamo l'obbligo di guardare intanto dei ragazzi che abbiamo qua con noi, lo stiamo facendo con molta precisione, con molta meticolosità. Interessa anche portare con noi, se c'è questa possibilità, qualche ragazzo del settore giovanile. Lo faremo con grande onore e con grande orgoglio. Vediamo se sono all'altezza, altrimenti dobbiamo valutare cammin facendo quello che succederà. Però adesso parlare di il mercato ci pensa Fabio Lupo, che sicuramente è competente, e io devo pensare invece a migliorare ancora di più questo gruppo, che comunque è su una strada buona. Coronado ha giocato molto arretrato rispetto al solito. È una sua scelta tattica oppure qualcosa che è venuto fuori in partita? No, è un giocatore che ama molto ricevere tra le linee. Se le linee sono molto basse della squadra avversaria, è normale che lui deve arretrare in una raggio d'azione. Ma è un giocatore molto duttile, molto intelligente, si trova in una posizione, è facile allenare giocatori così forti. Sul gol l'avversario si è arrabbiato. Abbiamo visto due giocatori che hanno duettato molto bene, che si sono fatti trovare molto pronti anche quando ricercavano i compagni di squadra. Quindi un ottimo inserimento sembrerebbe per entrambi con i compagni che non conoscevano e anche un'ottima intesa tra di loro. A me fa piacere che vi siate accorti di questi due ragazzi, che sono due ragazzi insieme agli ingegneri che sono arrivati, e credo che il loro, non me ne voglia il gruppo che li ha ereditati, ma hanno il fuoco dentro, vogliono dimostrare qualcosa di importante a Palermo, e io credo che questa sia una molla che deve far scattare tutti, dalla squadra, dalla società, dalla proprietà, perché no, anche voi e tutti quelli che comunque vogliono dare una mano alla città di Palermo. Io credo che in questo momento, ripeto, la strada sicuramente è in salita, dobbiamo prima dimostrare noi, poi con l'aiuto di tutti vorremmo regalare una soddisfazione a tutta la città. Sul gol degli avversari cosa ha pensato o se si è arrabbiato? No, mi sono sicuramente arrabbiato, perché non è tanto l'errore di per sé che hanno fatto in diretta, ma è tanto prima nella preparazione, che dovevano essere un pochino più pronti, più svegli e più dinamici. Però, ripeto, dopo 4 giorni riuscire a mettere in campo una squadra che fa tutto nella maniera perfetta, io credo che oggi il filo conduttore sia stata questa palla veloce, questi interscambi, questa palla rapida, perché vincere e buttando la palla lì perché sei più forte è normale, però riuscire a giocare da dietro, cercare di portare la squadra a una profondità che non c'è, per me è stata fatta una cosa molto importante. La formazione del primo tempo potrebbe ricalcare quella che potrebbe essere quella titolare, considerando le assenze. Beh, insomma, Rispoli all'esame, secondo me, sono due giocatori molto importanti. Non lo scopro certo io, lo sapete meglio di me voi. Secondo il mio punto di vista, sono due giocatori irrinunciabili sotto certi aspetti. Però abbiamo anche Gnaure, che è appena arrivato, o comunque sta per arrivare in termini di visti e di esecutività.
Quindi ci sono, c'è una rosa per il momento numericamente in difficoltà dietro. E centrocampo, però sì, se con l'arrivo prossimo di Gnaure, secondo me qualcosa in più abbiamo, e dopo cammin facendo, ripeto, faremo delle valutazioni con la società, con il direttore sportivo, faremo un report su tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni e dopo decideremo da farsi. Mister, invece una valutazione su Rolando, una valutazione nel primo tempo, ha dato movimento, è un giocatore piaciuto. Beh sì, diciamo che le cose le abbiamo sempre condivise con il direttore e con la società, perché noi stiamo lavorando secondo me nella maniera giusta, con sagacia, con meticolosità, cioè non ci sembra giusto prendere dei giocatori tanto per prendere, ci sembra giusto abbiamo della buona competenza, quindi scegliere dei giocatori funzionali per il nostro progetto. Rolando è un giocatore molto offensivo, con una grande accelerazione, un giocatore che deve imparare meglio a difendere, deve imparare meglio a gestire la palla, però è un giocatore che ha dei mezzi importanti e noi l'abbiamo preso per questo motivo, perché secondo noi fare 42 partite a certi ritmi, a certi livelli, serve avere dei ricambi validi. Rolando sta dimostrando di conquistarsi un posto in squadra e decisamente ho sempre guardato alla meritocrazia calcistica per quelle che sono le mie idee, quindi Rolando io ero sicuro che avrebbe fatto vedere delle buone potenzialità. A proposito di fuoco dentro, l'ho visto anche in Rolando, che è in Struna, che è un giocatore del quale i tifosi del Palermo non hanno un ottimo ricordo. In questo momento si azzera tutto, non hanno ricordo di Struna, ma per me Struna è un giocatore molto forte. Noi abbiamo bisogno di giocatori forti, ma soprattutto che sotto abbiano degli attributi. Io vado in cerca di gente che abbia dentro un carattere, una forza, una moralità devastante, non ce ne fotte niente, non abbiamo paura, abbiamo voglia di lottare ogni pallone, di sudare ogni pallone, questo deve essere il nostro DNA. Poi, ripeto, se ci sono delle qualità importanti come Struna, io ne sono anche molto contento, io stravedo per questo giocatore perché ha delle qualità importanti. Mister, dei giovani in campo in particolare ne faccio tre nomi: Lofaso, Accardi e l'altro palermitano Lagumina. Tutti e tre col fuoco dentro, su questo non ci sono dubbi. Chi dei tre ritiene più pronto come personalità, oltre che come piedi, per affrontare la Serie B e proporsi concretamente come... Per me Lagumina è una certezza. Lofaso è un giocatore che alterna delle cose strabilianti, delle giocate veramente di un giocatore incredibile. L'ho portato io in nazionale, sinceramente lo sanno un po' tutti. E ti fa un po' incazzare quando cerca di fare una cosa in più, però ti fa vedere delle cose che si vedono poche volte sinceramente nei campi di calcio. Andrea è un giocatore molto aggressivo, molto tonico, sono tutti e tre secondo me dei ragazzi pronti per fare un certo tipo di percorso, sono ragazzi che hanno bisogno di proporsi e se fanno vedere determinati tipi di qualità morali, sinceramente sono lì a disposizione per noi. Questo nostro capitano è la persona più indicata per questo ruolo. Beh, diciamo che oggi non c'era neanche Andrea, quindi credo che Nestorowski incarni un pochino di più di tutti il senso di palermitanità, nel senso che è un giocatore che ha avuto un sacco di richieste e sta lavorando sodo, vuole portare in alto quelle che sono le qualità di questa squadra, quindi in questo momento sento di dire che lui è il nostro esempio. Massaola, mister, nella ripresa abbiamo visto Ruggero esterno a centrocampo, una soluzione d'emergenza o un'idea anche nelle prossime settimane? È più un'idea, perché obiettivamente è un giocatore molto aggressivo che ha una grande resistenza organica, è un giocatore veramente che fa chilometri, ne macina tanti, in mezzo al campo c'è bisogno di avere in questo momento, essendo lui un 2000, più qualità e anche personalità, quindi in questo momento sta facendo un grandissimo lavoro, anche ieri si è fermato a fare un lavoro individuale, con questi ragazzi qua bisogna lavorare sistematicamente, e ripeto, quando si lavora a un certo tipo di situazione i risultati poi arrivano. Ultima,
Sì, volevo chiederti, sono passati 3 giorni, però mi sembra che già la squadra abbia acquisito il tuo modo di vedere il gioco del calcio, perché abbiamo visto questi palloni lanciati sulla destra, poi dei palloni lanciati al centro, e abbiamo trovato un Nestorovski che diventa un terminale importante. Ecco, a tuo giudizio si sta creando quello che vuoi in realtà forse dentro tu? Sì, dopo, ti ripeto, questi pochi giorni a vedere dei principi di un certo tipo, quello che io avevo detto ieri a qualcuno, vedere la squadra che gioca un calcio veloce, aggressivo, esatto, dinamico, queste erano delle cose che io avrei voluto vedere, quindi sono contento. La squadra ha fatto secondo me un ottimo lavoro, quindi è chiaro che qualcosina si è visto di importante con la palla che viaggia molto veloce, con degli interscambi importanti sulle fasce, che sì, si scende bene, e si soprattutto centra. E soprattutto secondo me la cosa importante è che abbiamo giocato uno per l'altro, e questo non capita di vedere in maniera, diciamo, così importante. Grazie, grazie a voi.